sono a Lubiana, esattamente sui tre ponti progettati dal maestro Józef Plecznik. Plecznik è un grande architetto che si è formato nella scuola di Otto Wagner a Vienna e ha lavorato parecchio sia a Vienna che a Praga, ma soprattutto a Lubiana, che è la sua città natale. Il triplo ponte è uno dei tanti capolavori che ha realizzato e progettato dal 1870 circa al 1956, data più o meno della sua morte. La caratteristica di questo ponte sta nel fatto che è stato commissionato dalla città di Lubiana, perché il ponte originario, un'unica campata, risultava ormai insufficiente per, diciamo, permettere il traffico delle persone. L'idea di Plecznik è stata quella di creare due ponti passerelle paralleli, però con una particolare inclinazione che dà una certa prospettiva sulla piazza retrostante. Sul lato si vede il grande loggiato porticato che affaccia sulla Lubianica, ma rimanendo sul discorso dei tre ponti, è un'opera veramente magistrale realizzata con queste grandi balaustre tornite in granito. Plecznik naturalmente qui a Lubiana non ha realizzato solo i tre ponti, ma ha realizzato grandi palazzi, tra cui la Biblioteca Nazionale, la Camera di Commercio. Ma la cosa più originale, quella che secondo me fa la differenza fra gli architetti della sua epoca, probabilmente sta nel fatto che lui ha realizzato un'opera globale. Cosa intendo per opera globale? Una serie di interventi, non solo edilizi, ma anche di sistemazioni urbane, tipo grandi fioriere, grandi vasche d'acqua, obelischi, terrazzamenti, zone di sosta, pavimentazioni, illuminazione. Quindi praticamente ha disegnato l'urbanistica di questa città. E ovunque tu ti muovi, comunque scorgi i segni di questo maestro, anche da parte degli allievi che sono poi venuti successivamente. Guardando qua la Lubianica, si capisce il ruolo di questo ponte tra le due piazze. Qua vediamo passeggiare, cioè vediamo i traghetti sulla Lubianica e una serie di palazzi meravigliosi che affacciano proprio su questo ponte. Domani penso che andrò a visitare il cimitero di Zale, che per me è un'opera da considerare come patrimonio dell'umanità. Ma adesso voglio continuare questa passeggiata e vedermi le ultime opere.